Buonasera a tutti, questa sera come da programma parleranno i candidati consiglieri che devono porgere il loro saluto a Castrignano e ancora voi non conoscete su questa piazza. Iniziamo con, ecco qua, vieni, vieni. Mina Milo. Care concittadine e concittadini, buona festa della Repubblica a tutti. Siamo ormai giunti agli sgoccioli di questa campagna elettorale in cui tanto è stato detto e contraddetto da ognuno dei candidati in campo. Io ci ho fatto il callo, quindi come sempre ho preso alcune dichiarazioni con molta serenità. Non accetto però che si calpesti l'entusiasmo di chi fortunatamente non è abituato a questo teatrino. Infatti su questo palco è salito anche chi ha avuto l'ardire discreditare i tanti giovani che per la prima volta hanno voluto mettersi in gioco in una competizione elettorale, con la differenza che le giovani promesse della nostra squadra sono state le promotrici di questo progetto, mentre i neofiti di un'altra lista, sicuramente validi, e ne sono sicura, che altri oscurano con la loro arroganza, sono stati chiamati la mattina stessa della presentazione delle liste. Che credibilità! Una lista che si ricorda dei giovani solo per fare numero? E com'è possibile, inoltre, che un'amministrazione uscente, che si dice impeccabile, ha perso ben 3 assessori su 4 e abbia avuto tanta difficoltà a trovare 12 persone che ci mettessero la faccia? Un'amministrazione uscente prepara la propria lista un anno prima e negli ultimi mesi cambia soltanto qualche innesto. Un'amministrazione uscente che ha lavorato bene e unitariamente non si riduce a comporre la lista pochi minuti prima della scadenza del termine per la presentazione. Anch'io sono stata contattata per candidarmi in questa o in quell'altra lista, ma prima di scegliere ho voluto valutare la lealtà e la coerenza di chi mi proponeva di candidarmi. Ho voluto valutare la coesione interna delle liste che mi proponevano di candidarmi. Ho voluto valutare se all'interno della lista vi fosse la condivisione dei progetti in campo. Ho fatto le mie personali valutazioni, che potranno anche risultare sbagliate, ma oggi sono qui su questo palco non perché qualcuno, come si dice in malafede, mi ha imposto qualcosa, ma per mia personale e autonoma scelta. A tal proposito, per rispondere bastano le parole di un grande cantautore: ognuno vada dove vuole andare, ognuno invecchi come gli pare,
ma non raccontate a me cos'è la libertà. Questo gruppo non è stato per me una seconda scelta. Io sono convinta che con una squadra intenzionata a parlare con una sola lingua e un partito alle spalle pronto a darci il contributo necessario per realizzare i nostri progetti, nei prossimi anni i castrignanesi avranno lo sviluppo e lo splendore che questo territorio merita. Infine, fatemi dire un'ultima cosa, da donna. Cara Anna Maria, ti ho sempre stimata e ritenuta una donna di sani principi. Proprio per questo motivo non mi capacito di come tu riesca ancora a proporti ai cittadini con accanto le stesse persone che in questi anni ti hanno pubblicamente offesa. Con parole indicibili e che hanno screditato non solo l'amica che ho sostenuto convintamente 5 anni fa, ma il sindaco di un intero paese. Con ciò non voglio né attaccarti né tantomeno offenderti, cara Anna Maria, altrimenti sarei contraddittoria. Ma so per certo che queste considerazioni che molti di noi ti hanno più volte vanamente esplicitate non sono solo mie, ma appartengono all'opinione comune dei nostri concittadini. Concludo ricordandovi, cari concittadini, che noi, come vedete, ci stiamo provando, ci mettiamo la faccia, ci esponiamo alle critiche e investiamo il nostro tempo e le nostre competenze a servizio di una comunità. Ora tocca a voi. Se, come sono certa, la maggior parte di voi domenica vorrà essere partecipe di questo percorso, basta un segno sulla scheda elettorale per assicurare a questo paese e ai suoi fantastici cittadini un progetto chiamato futuro. Cari concittadini, buonasera. Per chi non mi conoscesse, sono Isabella Di Sopisani. Durante le varie serate vi abbiamo esposto il nostro programma e le nostre idee, al fine di farvi conoscere quelli che sono i progetti che intendiamo realizzare. Un programma alla cui stesura abbiamo partecipato tutti, in modo coeso, dedicando tempo e impegno. Perché non doveva essere un insieme di frasi ad effetto scritte col solo intento di accaparrarci il vostro consenso, bensì frutto di un'attenta analisi del territorio, del contesto sociale, economico e ambientale, dei bisogni dei cittadini, delle problematiche esistenti e delle relative soluzioni da attuare. Il nostro è un gruppo eterogeneo, in cui accanto a coloro che hanno amministrato con professionalità e correttezza, ci siamo noi giovani, con il nostro entusiasmo, le nostre esperienze in ambito lavorativo e universitario, liberi di esprimere le nostre idee che sono state sempre ben accette da tutti i componenti del gruppo e in particolare dal nostro candidato sindaco, Franco Petracca, che con la sua determinazione ci ha saputo incoraggiare, creando il giusto clima di cooperazione.
Ho voluto fare questa breve premessa perché ci tengo a sottolineare che quella di noi donne è stata una partecipazione attiva nel gruppo. Il nostro capolista dal primo momento ha creduto in noi, conferendoci una responsabilità importante, quella di collaborare con grande impegno e attenzione al miglioramento del Paese, mettendo a vostra disposizione le nostre conoscenze, le nostre competenze e il nostro tempo per intraprendere una collaborazione continua tra l'amministrazione e voi cittadini, che dovrete essere parte attiva della vita amministrativa. Per questo vi invito a riflettere su quale lista scegliere di votare, considerando che le competenze sono fondamentali per la corretta gestione della macchina amministrativa, come fondamentale è l'esperienza dei candidati del nostro gruppo che hanno già amministrato. È un progetto concreto il nostro, abbiamo le idee chiare su quello che vogliamo fare e se ci darete la vostra fiducia vi assicuro che non rimarranno solo parole. Non vogliamo promettervi l'impossibile, ma vogliamo una rinascita, un rilancio di Castrignano e delle sue frazioni, perché da troppo tempo viviamo una situazione di stallo. Da parte mia c'è la massima disponibilità a collaborare con tutti. Il mio contributo sarà specifico per il settore turistico, ma costante nell'impegno. I miei studi e il mio lavoro mi hanno portato a conoscere a fondo questo settore, sotto tutte le diverse sfaccettature. E se questa sera mi trovo qui a chiedere il vostro consenso, è perché mi piacerebbe che queste mie conoscenze fossero d'aiuto per la riqualificazione del nostro territorio. Io sono fermamente convinta dell'efficacia del nostro progetto ed è da questo convincimento, misto alla passione che nutro per il turismo, al cui sviluppo voglio dedicarmi con attenzione e dedizione, che nasce in me il coraggio di chiedervi chiaramente di votarmi. Grazie. Buonasera a tutti. Il tempo a disposizione è molto breve, quindi sarà breve anche il mio intervento. Però è con grande onore che mi presento qui in questa piazza di Castrignano, dopo aver fatto i miei interventi a Salignano, luogo dove sono nata e cresciuta. Siamo ormai alla vigilia del voto. Abbiamo già ampiamente esposto precedentemente il nostro programma, che immagino ormai sia chiaro a tutti. Negli scorsi comizi abbiamo voluto dimostrare la validità dei nostri obiettivi, la validità delle nostre competenze e speriamo di esserci riusciti. Adesso noi intendiamo invece rafforzare la fiducia di chi già crede nel nostro progetto, un progetto futuro, e magari conquistare la fiducia anche di chi ha ancora qualche titubanza o pensa di non andare a votare. Dunque, ho notato con molto piacere che nei tre programmi presentati dalle tre liste sono molti i punti in comune. Questo significa che tutti siamo riusciti a cogliere quelli che sono i veri bisogni, gli effettivi bisogni del nostro Paese. Ma non basta saperli individuare questi bisogni, occorre anche saperli gestire, saperli affrontare. Dunque, come scegliere la lista che meglio possa far fronte alla gestione di questi bisogni? L'amministrazione uscente ha già dato ampia dimostrazione di come gestisce la cosa pubblica. Beh, se vi piace, se avete gradito come finora hanno amministrato, la scelta è vostra, votate pure la lista numero uno, che vi devo dire. Però c'è da riflettere anche su un fatto, che gli stessi, alcuni
che facevano parte di quel gruppo, in primis, hanno deciso di prendere le distanze e di abbracciare invece un altro progetto che hanno ritenuto migliore. Per quanto riguarda invece la lista numero 3, che si presenta come il nuovo assoluto e che probabilmente invece è soltanto una pseudo novità, beh, anche loro hanno dimostrato il loro modo di fare politica. Una politica fatta di slogan, una politica fatta di accuse. Un appello al voto, il loro, che facendo leva sul risveglio delle coscienze addormentate, ritornello che mi sembra ricordare quella campagna, qualche campagna elettorale precedente, era il ritornello di qualche ex candidato sindaco. Beh, questo appello al voto che si basa su questo risveglio delle coscienze mi sembra una vera e propria offesa all'intelligenza dell'elettorato. Mi viene in mente una fiaba a tutti nota, la bella addormentata, come se il nostro paese fosse adesso immerso nel torpore ed ecco che finalmente è arrivato il principe azzurro che fa aprire gli occhi ai cittadini e che ne risveglia le coscienze. No, io confido, noi confidiamo nell'intelligenza dei cittadini che sono consapevoli del valore del proprio voto. E sono consapevoli del diritto di valutare liberamente le proprie scelte. Quindi noi non abbiamo bisogno di guide morali o di guide spirituali, noi abbiamo solo bisogno di buoni amministratori. Perché votare la nostra lista? Beh, perché la nostra lista è il connubio perfetto tra esperienza e novità. Perché la nostra lista è una squadra forte, motivata, è una squadra ben assortita. Perché la nostra lista ha un programma ambizioso, ma anche la capacità di iniziare a lavorarci da subito. E la nostra lista di progetto futuro non ha, come qualcun altro, intenzione di spartirsi gli emolumenti. Noi abbiamo intenzione di spartirci il lavoro. Perché il nostro obiettivo è garantire un'amministrazione efficiente e non che anche chi di noi non venisse eletto ricevesse il suo compenso. Per quanto riguarda invece l'insinuazione portata avanti dal signor Roberto Calabrese, beh, ma davvero pensiamo che due liste possano collaborare in una campagna elettorale che le vede avversarie solo per mettersi contro di loro, contro una terza lista? Ma che stiamo dicendo? Mi pare che qualcuno soffra di egocentrismo e di manie di persecuzione a questo punto, perché a parte il fatto che se riascoltate i nostri comizi, le critiche che abbiamo dovuto fare le abbiamo fatte all'amministrazione precedente, quindi mi sa che avete ascoltato soltanto quello che avete voluto. E poi al di là di tutto, non avrebbe senso questo inciucio, perché proprio per un ragionamento banalissimo, se noi avessimo voluto fare questo inciucio avremmo creato una lista e non due, perché noi non portiamo voti a loro e loro non portano voti a noi con due liste. Beh, mi rivolgo ancora una volta alla lista Oltre, che ha fatto dei valori della trasparenza e dell'onestà i valori fondamentali e che dovrebbero contraddistinguerli dalle altre liste, e che ci dicono che noi abbiamo paura. Ma di che cosa dovremmo avere paura? I nostri candidati che sono già stati amministratori
hanno concluso i loro mandati elettorali senza condanne e hanno dimostrato la loro competenza e la loro onestà. E noi candidati che siamo volti nuovi e che anche noi siamo, non abbiamo mai amministrato, possiamo garantirvi di avere una fedina penale limpidissima. Se invece avete qualcosa da ridire, non condannate dall'alto di questi palchi, ma rivolgetevi alle autorità competenti perché avete il dovere di denunciare se sapete qualcosa, ma noi non sappiamo niente, quindi abbiamo la coscienza a posto. Mi rivolgo in conclusione sempre alla lista Oltre, perché se dicono che parliamo solo di loro, almeno gli diamo motivo di avere ragione in questa occasione, perché loro ritengono che maggioranza e minoranza abbiano le stesse responsabilità in sede amministrativa. Bene, allora io concludo augurandovi di iniziare la vostra esperienza amministrativa facendo una sana opposizione, così potrete avere anche voi il vostro modo di contribuire all'amministrazione comunale e i cittadini saranno rassicurati dal fatto che ci siete voi a controllare che nessuno metterà le mani nella marmellata. Grazie. Buonasera e ben ritrovati. Io vi ringrazio di essere così numerosi anche stasera. In realtà ho deciso di scrivere qualcosa perché l'emozione è tanta. Siamo arrivati quasi alla conclusione di questa campagna elettorale che è stata improntata, almeno per quanto ci riguarda, in maniera corretta e propositiva. In questa tornata che ha visto competere tre liste, vorrei dire solo una cosa: forza giovani! Il sentimento che mi ha accompagnata in questi giorni è innanzitutto è la gratitudine. La gratitudine nei confronti di chi ha creduto in me e reso possibile questa candidatura. In primis mio marito, i miei familiari e non meno importante la mia guida, Francesco Petracca. Che oltre ad essere un grande uomo ha dato a noi la possibilità in maniera libera e spontanea di lavorare, di intervenire e confrontarci sempre. Mai, e ripeto mai, è stato fuori luogo. Ha avuto sempre la voglia di ascoltarci e di darci anche dei consigli. Ed infine, al mio gruppo, amici, colleghi, con caratteristiche sì diverse, ma grandi personalità. Noi non vendiamo solo slogan, non ci attacchiamo a nessun mantra. Noi vogliamo davvero risanare il nostro paese, pur sapendo che le difficoltà saranno ardue. Il nostro programma si basa su punti che abbiamo ritenuto fondamentali per uno sviluppo economico e armonico del nostro paese. Importanti questi punti come la cultura, l'ambiente, il turismo, il sociale, i giovani, le cooperazioni internazionali e tanto altro. Castrignano, Leuca, Salignano, Giuliano oggi devono tornare ad investire nella cultura, perché come in ogni comune
senza la cultura non c'è futuro. Da troppo tempo è quasi assente o riveste un ruolo marginale o episodico. Non basta una mostra o qualche concerto nel periodo estivo, c'è bisogno di molto altro. Nella nostra lista ci sono professionisti, insegnante, un rappresentante e un pittore edile, delle mamme ed infine io, un'impiegata. Gran parte delle categorie sono rappresentate e questo per noi è un grande punto di forza. Questa sera voglio anche sfatare un luogo comune, quello di chi, deluso dalla politica tradizionale, non esita a dire che tanto i politici sono tutti uguali. Ebbene, io posso dirvi una cosa, io non sono una politica, eppure voglio dare il mio contributo, impegnandomi al massimo. Io mi sono messa in gioco con la consapevolezza di dover lavorare e di poter affrontare critiche e avversità. Non ambisco alla fama o ad avere tutti i costi o ad avere, scusate, a tutti i costi una poltrona, ma ambisco a migliorare il mio paese in cui vivo e ho deciso di restare. Mi impegnerò affinché la voce di ognuno di voi sia ascoltata, così da costruire un paese che è di tutti e di ciascuno, ed è per questo che vi chiedo di sostenermi. Noi non abbiamo nessun padrino, ma viaggiamo liberi verso un progetto futuro. Grazie a tutti. Concittadini e concittadine, buonasera. Per me è solo un saluto perché ho voluto lasciare spazio ai ragazzi del posto. Sono Papa Oronzo, candidato per la lista numero 2, sono nato e abito all'Euca. Tuttavia qui a Castrignano ho trascorso la mia infanzia, in quanto mia madre era di Castrignano. Per me è un onore questa sera essere qui davanti a voi. Sono qui a presentarmi e a presentarvi l'opportunità di poter cambiare il nostro splendido territorio. Castrignano e le sue frazioni, frontiera d'Europa, con l'elezione del 5 giugno avranno la possibilità, votando la lista numero 2, progetto e futuro, con candidato sindaco Franco Petracca, di rinascere. Il mio impegno è quello di tutta la lista, è quello di dare il giusto ruolo a questo paese, quale meta turistica civile e religiosa che gli compete. Castrignano e le sue frazioni devono tracciare la via e la guida politica di tutto il capo di Leuca, avere il compito e la responsabilità di essere il faro del capo di Leuca. Chiedo a tutti voi che l'alba del 6 giugno sia per il nostro comune l'inizio di un nuovo progetto, progetto futuro. Grazie a tutti voi. Cari amici, buonasera a tutti. Il sorteggio ha voluto che il saluto alla piazza avvenga il giorno della festa della Repubblica Italiana. Mi auguro sia di buon auspicio. Non a caso vi chiamo amici. Questa campagna elettorale ha avuto toni aspri e a tratti aggressivi. Tuttavia, spero che una volta terminata, a prescindere dai vincitori, le energie di tutti convergano verso un progetto di crescita comune. Mi sento in dovere di aprire questo intervento ringraziando il candidato sindaco, dottor Francesco Petracca, per avermi dato fiducia e quindi l'opportunità
di mettermi nuovamente in gioco. Su di me sono state dette molte cose. È molto facile esprimere un giudizio sulle scelte di qualcuno senza conoscere la realtà dei fatti. Per me la politica, quella con la P maiuscola, è coerenza ed onestà intellettuale. Essere coerenti a volte significa tornare sui propri passi e ravvedersi. Il mio dialogo con gli amici che oggi mi circondano è iniziato dopo qualche mese dall'insediamento dell'amministrazione Rosafio. E non perché, come hanno insinuato alcuni, non mi sono stati attribuiti incarichi o poltrone. Appartenere ad un gruppo significa partecipare attivamente per la realizzazione di un progetto comune, e quando si vince, vincono tutti, compresi i non eletti, che hanno contribuito al successo finale. Riconosco il merito dei maestri della politica, ma riconosco anche la necessità di un rinnovamento autentico volto a premiare le potenzialità e le competenze di giovani meritevoli, scelti per il peso delle loro competenze e per la dinamicità delle idee, non per il peso elettorale. I giovani hanno il dovere di impegnarsi, ma anche il diritto di muoversi liberamente all'interno di un gruppo che valorizzi l'impegno, l'entusiasmo e la voglia di fare, rendendoli protagonisti del loro futuro e non semplici spettatori o peggio ancora umili servitori, come direbbe qualche nostro compaesano, acqualuri. Per amor di cronaca, gli acqualuri erano al servizio dei signorotti e portavano sulle proprie spalle il peso di barili stracolmi di acqua in cambio di un tozzo di pane. Tra i vari impegni amministrativi deve trovare spazio l'impegno politico, deve trovare spazio la voce del popolo, che al momento delle elezioni risulta essere sovrana. In politica è necessario un giusto connubio tra amministratori esperti e giovani pieni di entusiasmo, al fine di far funzionare già da subito la macchina amministrativa. Per il bene e lo sviluppo di Castrignano non possiamo più permetterci di sbagliare ancora, perdendo finanziamenti utili allo sviluppo del territorio e del paese per negligenza burocratica. Intelligenti, pauca. L'Italia di Renzi, secondo quanto riporta la testata giornalistica inglese The Hart Newspapers, ha già perso 50 milioni e sottolineo milioni di euro di finanziamenti
destinati al patrimonio culturale e artistico. Gli appassionati di giornalismo dovrebbero saperlo. Possiamo fare e dobbiamo fare tanto dal turismo, quello slegato da interessi particolari, all'economia, alle opere pubbliche. Per farlo abbiamo bisogno di tutti voi. L'ufficio ragioneria del comune deve rappresentare il nastro di partenza e non quello di arrivo per una sana, prudente, corretta, onesta e trasparente amministrazione, anche in considerazione del famoso patto di stabilità. Si è messa in discussione la opportunità 5 anni fa di accedere al credito bancario per la realizzazione di opere pubbliche, contestando il modus operandi dell'amministrazione Ferraro. In merito a ciò mi sento il dovere di dire che il vostro modo di agire non è stato molto differente, considerando che a pagina 5 dell'opuscolo che state distribuendo per perorare la vostra causa è ben evidenziato il mutuo concesso da Cassa Depositi e Prestiti per un importo di 95.000 euro di fondi di bilancio per impianti di illuminazione ornamentale nei centri storici di Castrignano e Salignano. Bravo! Se il credito bancario rappresentava il punto critico 5 anni fa, perché oggi le regole sembrano essere cambiate? Il gioco a scacchi, amici miei, lasciamolo ai salotti, ma non in quelli politici. Stavolta lo scacco matto lasciamolo fare a voi cittadini. Se me ne darete la possibilità, sarò il referente di tutti e risponderò alle vostre richieste cercando di soddisfarle entro i limiti delle mie competenze e conoscenze professionali. Da ultimo, ma non per ultimo, vorrei trasmettervi l'amore per questa terra così ricca di opportunità, ma purtroppo mai seriamente e compiutamente valorizzata. Sono in buona compagnia, amici miei, senza burattinai, di chi non ha inteso dare corso a un secondo mandato elettorale. Due dubbi fanno una certezza. Portiamo tutti insieme questo paese ad avere la dignità che merita. Questa amministrazione punta a far risorgere Castrignano e frazioni, ascoltando la voce del popolo che grida attenzione e considerazione da ormai troppo tempo. Vorrei concludere salutando le autorità presenti e sottolineare che indipendentemente dalle idee e dalle strategie utilizzate, gli avversari politici sono prima di tutto concittadini e taluni amici. L'astio, l'aggressione verbale e la denigrazione non portano mai a nulla di costruttivo. Per cambiare in meglio è necessario moderarsi e lavorare. La nostra politica
punta ad unire, non a dividere, special modo a livello familiare. Le risposte di cui abbiamo bisogno sono ben altre. La protesta è legittima e comprensibile, ma cavalcare l'onda della disperazione generale, della rabbia repressa, non è una soluzione ai problemi del paese. E quello, cari amici miei, è e deve rimanere un voto di protesta. Invertiamo la rotta. Il 5 giugno mi affido alla vostra fiducia e al vostro buonsenso per iniziare a lavorare con tutto il cuore insieme a voi. Grazie infinitamente a tutti. Grazie. Amici miei, questa è la mia squadra e io ne sono orgoglioso. Il mio compito è quello di valorizzare questi ragazzi, di farli mettere a contatto con i veri problemi che attanagliano questo paese e cercare tutti insieme di risolverlo. Con loro ho imbastito un rapporto di discussione, di contrapposizione, di crescita e lo stiamo portando avanti. Io penso che se tutti insieme, perché noi lavoriamo insieme, però da soli non ce la possiamo fare, abbiamo bisogno del vostro aiuto e se voi ce lo concedete, domenica il 5 maggio e votate insieme a noi, vinciamo tutti, vinciamo. Grazie, 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 grazie.